Qui allo stadio Artemio Franchi, Siena e Inter si sfidano in una gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Gigi De Canio cercano l'impresa per rendere più importante la loro classifica. L'Inter a sua volta non vuol perdere terreno nei confronti della Juventus. Inter che reduce da 6 vittorie consecutive e si affida in attacco ai due ragazzi del 99. Tante sono le reti che hanno segnato in nerazzurro, vale a dire Adriano e Martins. Ancora Favalli cerca di pennellare un pallone per Martins, attenzione in area di rigore, Martins ha evitato Mirante, poi il pallonetto non ce l'ha fatta a spedire il pallone nello spazio delimitato dai tre legni. Bravissimo Locatelli che si destregge dopo che era andato in quota Bogdani, ancora Bogdani, prova Chiesa, la conclusione di Chiesa di controbalzo, una sventola di sinistro. Vediamo la battuta dalla destra, pallone altissimo, area di rigore, lo stacco di Portanova, poi Tudor! Da buona posizione Tudor cerca il colpo d'esterno, mette la palla alta sopra la traversa. Ancora Favalli, pallonetto in area di rigore, arriva Martins, attenzione, poi c'è l'uscita di Mirante. Azione pericolosissima questa dell'Inter, provvidenziale l'intervento di piede del 22enne portiere che ora para questa conclusione di Favalli quando siamo giunti al 10 minuto e 45 secondi. Bogdani tra due giocatori dell'Inter, recupera Locatelli, Chiesa, posizione pericolosa, Chiesa cerca l'angolo lontano, non è riuscito ad imprimere il giusto effetto al pallone che è terminato abbastanza lontano dal palo sinistro della porta di Giulio Cesare. La battuta di Figo, pallone altissimo, attenzione Stankovic, e Stankovic era completamente solo, c'è stato anche il blocco di un compagno di squadra e non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. Azione da gol questa per l'Inter quando siamo al 18esimo e 40 secondi, azione che stiamo rivedendo. Adriano, ricordiamolo, 15 gol stagionali, attenzione alla battuta, il tiro, deviazione, gol, no, deviazione, la palla che finisce fuori, sembrava che avesse ingannato il portiere, la conclusione di Adriano. Vuole la palla Adriano al limite dell'area, ancora Veron, parte il cross basso, la respinta di Foglio, arriva Cambiasso, il tiro di Cambiasso, la conclusione e la parata di Mirante che si è disteso per vanificare il tentativo di Cambiasso che ha finora realizzato 4 gol con Livorno, Sampdoria, Parma e Messina. Rivediamo il tiro. Ancora Veron, cerca Martins, ha scavalcato la linea difensiva, Martins entra in area di rigore, palla bassa per Figo, c'è stato il salvataggio provvidenziale di Tudor, azione pericolosa questa dell'Inter, Cambiasso ancora, pallonetto all'interno dell'area di rigore, Favalli in posizione buona, arriva Stankovic e il salvataggio di Mirante, grandissima parata di Mirante e grandissima azione dell'Inter che è stata vanificata dall'ottimo portiere, il 22enne Mirante. Ancora Figo comunque va a catturare un pallone importante e difficile, palla per Stankovic, mentre c'è liberissimo in area di rigore Adriano, attenzione Martins e sul cross di Stankovic, Martins non riesce a mettere dentro questa che sembrava essere una comodissima palla gol. Sta per arrivare il momento di Alvaro Recoba, del Cino Recoba, vediamo chi se ne va Figo, Veron cerca Adriano, Adriano posizione regolare, non se ne è accorto Adriano di trovarsi in posizione regolarissima, ha buttato uno sguardo verso l'assistente dell'arbitro e non ha colpito il pallone. Recoba superato di slancio, traversare ancora Recoba, chiama in causa Zanetti che può effettuare il cross, eccolo, vediamo chi c'è dalla parte opposta, il colpo di testa e poi la conclusione e la parata del portiere Mirante. Ancora l'Inter che ha avuto una buona opportunità, la conclusione ultima è stata di Martins. L'Inter che sta giocando ormai nella metà campo avversaria, Samuel, Stankovic butta il pallone all'interno dell'area di rigore, limite, prova Recoba, la parata del portiere, prima conclusione di Recoba da quando è entrato in campo. Dunque è il momento di Pizarro, è il momento anche di Julio Ricardo Cruz, sostituiti Martins e Adriano quando siamo al 39esimo minuto di questo secondo tempo. Eccolo qui Moratti, pure lui sta trepidando, il raddoppio di marcatura, ancora Veron, scambia ancora con Zanetti, limite dell'area, può partire il cross, attenzione la palla si impenna, è andato di testa, Cordova ci ha provato e comunque è stata facile la parata di Mirante quando siamo al 46esimo e 30 secondi. La partita è finita in questo momento, l'entusiasmo è sugli spalti e l'esultanza è dei giocatori del Siena, una partita importante per la formazione di casa, sicuramente una battuta d'arresto pesante per l'Inter.